Gerusalemme, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, sumangishilana. Gerusalemme, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami. Sumangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Sumangishilana nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Il non lo sé. Su mangishilana, da oyami, ai kolana, buso wami, au lana. Gerusalemme, ikaya lami, ilondoloze. Uhambe nami, sumangishilana, Gerusalemme, ikaya lami, ilondoloze. Uhambe nami, sumangishilana, dawo yami, ayikholana, buso wami, awukholana. Ma il posto è a triangolo delle parole. Ma è no. È finita la musica. Non parliamo, aspettiamo, c'è il countdown. Ecco
eccoci qua. Ciao. Ciao. Un bacio. Ciao a tutti. Allora, vediamo un attimino chi si sta collegando. Vero? Ci sentite, vero? Vediamo se ci sentono, adesso ci rispondono, eh? Ciao, Vero! Ciao, Antonia, ciao, Gabriella! Ciao a tutte! La musica ciao, già mi piace, lo so, è nostra! È bella, è nostra questa musica! È la nostra musica! Allora, aspettiamo un attimino che si collegano altre persone, perché questa volta abbiamo cambiato l'orario, siamo già in orario estivo, e gli orari da adesso in poi saranno sempre alle 16, Paolo, sai? Saranno alle 16. Così hanno più tempo per rilassarsi. Certo, e tranne il martedì che resta alle 21, tranne il martedì, ok? Allora, vediamo un attimino. Ok, sì, ci sentono. Ciao Rosaria, ciao Antonia, ciao Gabriella Miseri. Ma la saluti la mia amica Gabriella Miseri? Ciao Gabri, un giorno ci abbracceremo. Un giorno sì, ci abbracceremo. Allora, vediamo un attimino. Io direi che fra un minutino cominciamo intanto con il presentare la nostra azienda. Oggi non cuciniamo, Paolo, oggi no. Purtroppo no, però parleremo. Oggi, esatto, oggi non cuciniamo, ma parliamo di... ciao Katia e Paolo. Ma parleremo della nostra attività, parleremo di un'opportunità che la nostra azienda ci dà. Allora, partiamo col parlare un attimino della nostra azienda, Paolo. La nostra azienda si chiama la Life Prime, è un'azienda italiana e detentrice di due marchi, Magic Cooker e Magic Nature. Abbiamo avuto modo di presentarvi qualche prodottino dal Magic Nature come l'iFib, ad esempio, o come la Magic Farm, ma prossimamente sicuramente vi presenteremo tutta l'altra linea che comprende la Magic Nature. Allora, questo prodotto straordinario, questo coperchio che io ho conosciuto ormai quasi 7 anni fa, che praticamente ha questo successo. Perché? Perché ha questo successo? Perché è un prodotto semplice, è un coperchio che va appoggiato sulle pentole e grazie a questo meccanismo, a questi fori di Venturi, il suo riciclo d'aria permette di cucinare a basse temperature. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché cuciniamo sano, cuciniamo veloce, non sporchiamo, non puzza, tuo marito è contentissimo perché non puzza, Luca è felicissimo. E può fare il fritto. Riduciamo i tempi di cottura, quindi con questo prodotto riduciamo i tempi di cottura ed è molto semplice. Tanto comunque dobbiamo cucinare, o ci piace cucinare, o non ci piace cucinare, o abbiamo tempo, o abbiamo poco tempo, noi comunque almeno... non dico due, ma una volta al giorno, minimo, dobbiamo farlo. E quindi perché non farlo con un sistema innovativo, con un sistema pratico e molto molto semplice e salutare? Questa è la cosa che ci ha colpito. Ora, l'azienda vuole che questo prodotto sia in ogni casa, perché tutti abbiamo diritto alla salute. Tutti abbiamo diritto ad avere più tempo e a poter realizzare dei piatti semplici e gustosi, oppure dei piatti particolari ma veramente sani, no? E quindi che cosa si è inventata? Si è inventata questa meravigliosa raccolta punti. Vi voglio spiegare un attimino come funziona. Quando noi pensiamo a una raccolta punti, cosa ci viene in mente? Ci viene in mente un supermercato, no? Una Fidelity Card, hai presente, no? Supermercato, e
che cosa succede? Noi andiamo al supermercato, facciamo la spesa e in base a quanto spendiamo otteniamo dei punti. Quindi va in base alla nostra spesa personale, ok? Invece la nostra azienda vuole fare qualcosa di totalmente diverso. Avete presente quando andate in un ristorante piuttosto che al cinema, piuttosto che un negozio, mettiamo il ristorante, no? Andiamo in questo locale, bellissimo, ci troviamo bene, facciamo dei selfie, ci facciamo le foto, anche dei piatti che mangiamo, facciamo pubblicità, siamo stati trattati bene, il cameriere era simpatico, il mangiare era buono, il prezzo era buono, era onesto, quindi che cosa facciamo? Quando usciamo fuori, incontri qualcuno, dici, sai, devo andare a mangiare, dove posso andare? Vai lì perché è bellissimo, ci siamo trovati bene e tutto quanto. Noi facciamo pubblicità, spesso facciamo queste cose, anche quando andiamo in negozio di vestiti, dovunque noi andiamo, ci troviamo bene, ne parliamo e facciamo pubblicità, generiamo guadagno per quel locale, per quel ristorante, per quel negozio, e a noi non ce ne viene niente. La nostra azienda vuole sfruttare proprio questa cosa. E perché non devi guadagnarci? Visto che ti piace, visto che ti trovi bene e ne parli e ne fai conoscere ad altre persone, la nostra azienda ti dà l'opportunità di fare questa raccolta punti che ti darà punti non solo sull'acquisto personale, ma anche sull'acquisto dei tuoi amici, delle persone con cui tu hai parlato e hai parlato bene del nostro prodotto e hanno acquistato. Quindi l'azienda ti riconosce questo punteggio. Quando avrai totalizzato questi punti, e poi lo puoi fare in qualsiasi momento, mentre sei a casa, esatto, mentre sei a casa con i tuoi figli, mentre cucini, mentre giochi, fai una telefonata, parli con un'amica e glielo dici, messaggi con un'amica e glielo dici, no? Mentre fai le tue cose, non è che devi fare qualcosa in più. Facendo le cose che fai sempre, contatti i tuoi amici, se loro acquistano tu hai dei punti. E quando hai finito la raccolta punti, arriverà il corriere a casa tua che ti porta il regalo che tu hai scelto senza nessun altro contributo. Questa è un'opportunità fantastica e quindi io ti consiglio di adesso chiamare tutti i tuoi amici, perché c'è questa opportunità bellissima. Puoi chiamare tutti i tuoi amici, prima di tutto dovrai chiamare la tua consulente. Quella foto c'è sempre, ma non. Dovrai chiamare la tua consulente di fiducia. Se non hai una consulente di fiducia, chiama la persona che ti ha invitato su questo gruppo, perché lei sicuramente conoscerà la consulente e la consulente ti spiegherà passo passo come fare a totalizzare i tuoi punti e ottenere questo meraviglioso regalo, che poi sono due regali completamente a tua scelta. Poi ti piace l'ambiente, ti sei trovata bene tu, beh, potresti decidere di collaborare con noi e poi la tua ricompensa sarà proprio il guadagno in denaro, perché è bellissimo avere dei regali, ma è altrettanto bello avere anche un guadagno personale, no? Quindi chiama i tuoi amici, Tito, chiama tutte le persone che conosci e fagli conoscere questa opportunità e potrai decidere poi se continuare a collaborare con noi e prenderci gusto oppure passare oltre, aver preso i tuoi regali e basta, ok? Oggi abbiamo qui una persona molto speciale. Abbiamo una persona che lo conoscete, insomma, lo conoscete tutti, Paolo il Paolo di Milano, mi raccomando, il Paolo di Milano, fantasticamente. Allora, il Paolo di Milano che vi racconterà un attimino come lui ha conosciuto Magic Cooker e come sta andando questa sua scalata nella nostra azienda. Ora, io faccio la maraveniere della situazione. E mi fai l'intervista. Ma da un sottofondo, delle luci soffuse. Luci, cioè abbiamo la candeliera, è bellissima.
Allora, devo dire che casa di Paolo è meravigliosa. Allora, Paolo, come ci siamo conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Io e te, cara Katia, sono stato il tuo incubo quel giorno. Ci siamo conosciuti a una dimostrazione, perché io ero in ferie quella settimana, io lavoro, faccio un lavoro a tempo pieno, che mi occupa tra l'altro parecchio tempo. E quella settimana ero in ferie, così ho deciso di andare da mia madre. Mia madre mi dice, dobbiamo andare a vedere questa dimostrazione. Ho detto, va bene, andiamo, tanto, cioè, ma cioè, proprio su due piedi. E siamo andati a vedere questa dimostrazione che era presentata appunto da Katia. No? E così incomincia a fare questa demo, a parlare di questo coperchio magico, e io ho incominciato a tartassarla di domande. Non, tant'è che pure mia madre mi disse, Paolo, per favore, falla finire, perché continuavo. Non mi dava tregua, non mi dava, cioè, neanche il tempo di rispondere. E io ero lì, arrivavo. Bene, il prodotto mi ha talmente affascinato, mi ha talmente coinvolto, che io subito ho detto, no, io devo avere questo prodotto, perché se è vero che mi salva la vita in 10 minuti alla sera a cena, è mio, è fatta. E così ho fatto. Compro questi coperchi, arrivo a casa e inizio a sperimentare. E vedevo che effettivamente io finivo alle 8:30 di lavorare /9, io dopo un quarto d'ora di tempo avevo la tavola pronta. Cioè, miracolo, no? E Magic Cooker. Allora, io ti avevo soprannominato il Paolo fai da te, nel senso che lui mi mandava il vocale. Stasera voglio cucinare questa cosa. Secondo te, se faccio così, 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 va bene? E io mettevo solo, ok. Ma quante volte... Lui faceva domande e risponde. Quante volte io ti scrivevo al giorno? Un sacco di volte. Lui aveva l'idea della ricetta, poi mi diceva come pensava di farlo, e poi lo faceva, e poi mi diceva, fantastico. E io... Yeah. E così io ho iniziato veramente a cucinare e ho capito veramente che era un prodotto veramente magico. E ho incominciato, io abitualmente posto le mie fotografie su Facebook, sui social. Probabilmente non c'era ancora il lockdown all'epoca. No. E vedevo che la gente mi chiedeva, ma è veramente possibile che tu butti tutto insieme e cucini una pasta, un risotto, è vero che il pane lo fai così e cos'ha? E vedevo che continuavano a chiedermi. Allora poi mi sono fermato e ho detto, ma scusami, ma questa raccolta punti, ma perché non provare a farla? E poi cosa è successo, Katia? Cosa è successo? Che ci siamo sentiti. E perché tu avevi visto, se non sbaglio, qualcosa che parlava della raccolta punti, e quindi mi hai chiesto come fare. Bene, siamo partiti, ma c'era il lockdown. Perciò io facevo casa-lavoro. Sì, casa-lavoro, e lui mi diceva, ma adesso come facciamo? E come abbiamo fatto? Ho continuato a fare esattamente quello che facevo prima, postare, invitare. Io, credetemi, veramente ho fatto veramente zero fatica, perché la mia fatica era semplicemente invitare delle persone a seguire la diretta e a mettere il mio nome, basta. E così ho cominciato ad accumulare punti fino al raggiungimento del mio primo obiettivo in davvero pochissimo tempo. Sì, perché vogliamo dirlo, quando è che hai cominciato tu? Sinceramente, sai che ho la memoria labile, ma forse ad aprile. Hai cominciato ad aprire, ma non nei primi di aprile, fosse la metà di aprile, e in pochissimo tempo, non solo, Paolo, ti sei conquistato i punti, dopodiché ci hai preso gusto. Altro peso, gusto. Ci ha preso gusto, gli è piaciuto, ed è altrettanto pochissimo tempo hai raggiunto il tuo step successivo. Quindi infatti tu oggi sono team seller. Quindi cosa succede? Lui ha iniziato per una passione che lui ha comunque, e ha continuato, in pochissimo tempo ha raggiunto un gradino importante, perché è uno dei primi gradini più importanti. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Il mio prossimo obiettivo è diventare top team seller. Sì, certo che ce la faremo, ce la faccio tranquillamente. Allora, la cosa bella è che tu ti poni dei mini obiettivi, certo. Perché Paolo,
possiamo dire che hai un grande obiettivo. Io ho un grandissimo obiettivo che raggiungerò sicuramente. Paolo ha un grandissimo obiettivo che è il suo obiettivo, noi non lo diciamo qual è, lo sai tu qua, però ha dei mini obiettivi per andare in direzione proprio. Come si dice, step by step, con estrema semplicità, credetemi che è veramente semplice e divertente, perché è divertente. E poi Life Prime è una famiglia, ci sono tantissime persone pronte ad aiutarvi, a darvi una mano, veramente a seguirvi passo a passo. Senti Paolo, quindi tu questa raccolta punti la consigli? Io certo che la consiglio vivamente, perché non farla? Esatto. Cioè, perché non farla? Perché non puoi non farla. E come attività, questa attività ti sta portando via tempo al tuo lavoro che già fai? A me non è cambiato assolutamente niente. Quindi tu stai facendo il tuo lavoro e in più ottieni risultati e guadagni con quest'altro lavoro. Esatto, esattamente. Io faccio praticamente due lavori, ma il mio secondo lavoro, che appunto è Life Prime, non è un lavoro ma è una passione, perché penso che un po' a tutti i clienti che si avvicinano alla Magic Opera, la passione comune è la cucina. Guarda, ho clienti che mi hanno garantito, mi hanno confessato che non piaceva cucinare, e invece da quando c'hanno il Magic Cooker praticamente si sono avvicinati e appassionati alla cucina. O mariti che mi chiamavano per ringraziarmi. Perché da quando hanno il Magic Cooker non sporcate più niente, non fate puzzare più niente, cioè veramente. Allora, siamo una grande squadra, siamo una grande famiglia, ci diamo una mano tutti, quindi se vi va di provare a avvicinarvi a questo tipo di attività con una raccolta punti inizialmente, e poi se ci prendete gusto potete far parte della nostra squadra, la nostra azienda, perché siamo veramente aperti a tutti, c'è la possibilità prima di tutto di prendersi due regali. Certo. A vostra scelta. E poi decidere comunque di far parte di questa attività e di guadagnare anche. Non penso che faccia male a nessuno portarsi a casa qualcosina. Poi quello che decidi di ottenere dipende proprio tutto da te. Sì, dagli obiettivi che ti poni. Allora, tu stai lavorando solo ed esclusivamente sul web. Ultimamente abbiamo provato a fare un po' di dimostrazioni, sì. Ma è stato un caso, perché siamo andati a fare una bella dimostrazione in un campeggio. È stato bellissimo. Poi a me, non so se si era capito, ma mi piace stare a contatto con la gente, mi piace proprio da matti. E sì, io lavoro soprattutto sul web, ma anche fuori, no? Sul web è anche fuori, ma il fuori è una cosa in più, sì, decidi tu. Sì, esatto. Sono io che decido quando e come, praticamente. Tra l'altro tu hai degli orari molto intensi, sì. Io ho degli orari, io sono un full time, come full time mi occupo, cioè lavoro praticamente quasi 7 giorni su 7, però io riesco a incastrare benissimo le cose senza fare fatica. Ok, dai un consiglio ai nostri amici a casa. Il consiglio che do: contattate immediatamente, cioè finita questa diretta, dovete prendere in mano il telefono e contattare la vostra consulente e chiedergli: come faccio allora? Allora iniziamo a fare questa raccolta punti? Questa è la prima cosa che dovete fare subito appena finisce la diretta. Ok. Va bene, allora la nostra presentazione finisce qui. Noi facciamo delle riunioni con le persone, degli incontri con le persone che decidono di saperne di più, per approfondire di più questo argomento. Quindi voi chiamate la vostra consulente di fiducia, la persona che vi ha invitato qui, chiedete, e vi inviteremo a questi nostri incontri, ovviamente sul web, perché siamo sparsi in tutta Italia e anche all'estero. Sì. E quindi voi chiedete e vi daremo una data dove potete collegarvi per seguire, diciamo, la nostra riunione. Va bene? Allora, da
da Milano, da Paolo, da casa mia, da Paolo e da Katia, noi vi mandiamo un grosso bacio. Ciao a tutti. Ciao. Vediamo se Tito chiude. Aspettiamo. Se no svegliamo noi. Se no svegliamo noi. Siamo ancora in linea? Mi sa di sì. Continua così. Cosa faccio? Stacco io? Raccontalo a te. No.